Altari di Marcianise, il Salone Internazionale della Gioielleria. Nello di Costanzo. Arte, artigianato, creatività e ricerca, il mondo del gioiello sugli scudi. Tutto questo è il Tari di Marcianise, che ha aperto le porte a oltre 500 aziende e a migliaia di espositori provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa per l'annuale fiera d'autunno. Con questa mostra mettiamo in evidenza tutto quello che è il polo produttivo e commerciale del centro. Il futuro del Tari. Noi siamo molto vicini ai giovani, abbiamo una scuola di formazione che di valore, dove facciamo anche formazione per grossi marchi internazionali. Come va il cambio generazionale? Molto bene, direi. Alla scuola del Tari in realtà ci sono ogni anno tantissimi iscritti, figli di operatori, e quindi con appunto un naturale cambio appunto generazionale, ma in realtà l'interesse è altissimo anche da parte di studenti che provengono da tutt'altre aree, quindi l'interesse è sempre molto molto forte ed è in forte crescita. Qual è lo stato di salute del comparto orafo? Il momento ovviamente è difficile, però il prodotto del settore orafo è un prodotto rinomato e riconosciuto in tutto il mondo, c'è bisogno di internazionalizzare ancora di più rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora, però attenzione, c'è bisogno di aiuti istituzionali.